figli. Grazie Nadia. Libertà, 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 libertà. E adesso libertà, libertà. A coloro che hanno reso possibile tutto questo. A noi cittadini, grazie alle anime che hanno organizzato questa manifestazione e a tutti noi che siamo venuti e anche coloro che non sono potuti venire fisicamente, come questa mamma, Daniela, dei genitori del No Emilia Romagna, che avrebbe dovuto essere qua, ma purtroppo non ce l'ha fatta, e allora accogliamo Simone Berti e Luca Montanari per parlare loro. Grazie. Ciao a tutti, sono Luca e parlo a nome del gruppo dei genitori di Modena. Oggi vorremmo cogliere l'occasione per ricordare la nostra amica Daniela, recentemente scomparsa. Daniela è stata nostra compagna di lotta, piena di energie e determinazione, sempre in prima linea e pronta a mettere a disposizione la sua azienda come supporto logistico. I cartelloni che sono qui tra di noi sono alla destra del palco, lì in fondo. Sono un esempio della sua generosità e risolutezza. Oggi siamo in piazza anche per te, Daniela, per la piccola Mia, per i genitori di bambini danneggiati e per tutti i bambini di genitori ignari che in buona fede si affidano a chi dovrebbero consigliarci, mettendo davanti a tutto il sacrosanto principio di precauzione. La medicina ragiona per statistica, ma noi ci batteremo affinché non un solo bambino sano venga sacrificato sull'altare della fredda scienza. Bravo! Bravo! Dani, siamo certi che ci stai seguendo e che sei contenta nel vedere l'energia di questa piazza. Buon viaggio, Daniela. Ciao, ciao a tutti. Ciao, sono un genitore come tanti di voi e parlo a nome del gruppo dell'Emilia Romagna Genitori del No. Oggi vorrei ringraziare tante persone, forse troppe, e per questo i nostri saluti vanno in particolare all'uomo che ha aperto la strada a tutto questo, al presidente dell'Emilia Romagna, Bonaccini Stefano. È grazie a lui che ci siamo finiti tutti qua in questa piazza. È il presidente di una delle regioni più floride e benestanti che con la sua legge 19 del 2016, forse in tempi non sospetti, ha realizzato un preciso disegno politico, riducendo tanti bambini in esclusi reietti della società, senza diritti scolastici né associativi. Sì, perché bene sapete, la legge 19 dell'Emilia Romagna evita l'ingresso ai bambini non vaccinati della fascia 0-3 anche negli spazi ludici. Ha costretto madri e padri a dover scegliere tra la salute dei propri figli, l'istruzione e il lavoro, già precario, affossando ancora di più quei genitori costretti a vivere con un solo stipendio. In secondo luogo ringrazio anche la nostra ministra, Beatrice Lorenzin, per aver aggravato la situazione già triste di per sé, passando da 4 vaccini a 10, senza alcuna garanzia sulla salute dei nostri figli e calando la spada di Damocle con le multe sulle famiglie. Ringrazio queste due figure, perché queste ingiustizie hanno risvegliato in tutti noi la voglia di combattere per ciò che riteniamo giusto e ci ha avvicinati in un modo che non era mai successo fino ad ora. Quello che guida la scelta di noi genitori è l'amore. Non ci sono bilanci economici, impegni assunti con organi esterni, condizionamenti sociali o imposizioni di legge che possono valere più dell'unico obiettivo, la salute e il benessere di un figlio. Per crescere un figlio, né il critico pensiero comune, né il dogma di vecchi ipse dixti ormai incoerenti e sganciati dalla realtà e neppure di minacce possono cancellare i legittimi dubbi che un genitore attento, scrupoloso e prudente non ha eliminato con l'approfondimento di una ricerca di informazioni a supporto. Viviamo in un tempo dove ci chiedono di avere fede nella scienza e fede verso le figure che ci sono sempre rilevate incoerenti e poco affidabili. Ma ricordiamoci che la fede è fiducia in un immutabile che va oltre la conoscenza, mentre la scienza è conoscenza continua mutevole. Noi siamo genitori consapevoli, informati, non sprovveduti. Non ci fermeremo finché non avremo giustizia, questa legge verrà abrogata.
La vera informazione si avrà solo verificando sicurezza ed efficacia in termini scientifici, farmaco per farmaco, individuo per individuo. La vera informazione non sarà mai la propaganda politica in vista delle elezioni elettorali. La vera informazione terrà conto degli indiscutibili successi della scienza e dei rischi potenziali, senza dogmi e libri da intrecci ed economici ed politici. Ai medici e alle persone di potere che in questo momento storico dovrebbero avere il coraggio di fare la differenza, cito un vecchio proverbio: onesto è colui che cambia il proprio pensiero per accordarlo alla verità, disonesto è colui che cambia la verità per accordarla al proprio pensiero. Mio figlio sano o mio figlio malato merita gli stessi diritti e gli stessi doveri di chiunque, e creare bambini di serie A e di serie B è lo scopo di questo governo, che per poter essere eletto ha come obiettivo lo smembramento della società e del popolo in minoranze tra loro disunite e di conflitto, affinché ci siano meno resistenze, perché si erge da antidemocratico dominatore. Pertanto grazie Bonaccini e Lorenzini per quello che avete seminato, lo state raccogliendo come tempesta e proviene anche da questa piazza che urla un grido di libertà e giustizia. Libertà! 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 Grazie mille ragazzi, grazie. Allora, se vi ricordate i bambini che abbiamo avuto pochi minuti fa sul palco,